Mazzara è per la continuità, per le cose che ci ha lasciato l'amico fraterno Giovanni Tognolo. È un segnale che questa città, che è ritenuta e la riteniamo un punto di incontro multietnico e multiculturale, continua a volere sviluppare. E la presenza quest'anno di più di 40 paesi esteri che partecipano al Bluesland dà proprio il senso e il significato di quello che ha iniziato Giovanni. E qualcuno l'ha definito ministro del mare. Io ritengo che sia da definire una persona normale che faceva cose normali. E questo è molto, considerando che oggi siamo tutti tutt'oggi. Giovanni era una persona che con grande affetto, con grande generosità si dedicava a quello che riteneva un momento di crescita per tutto il territorio. Mazzara non fa altro che mettere a disposizione la sua casa, le sue strade, i suoi immobili per dare proprio la conoscenza e portare e poter sviluppare e continuare a sviluppare quello che è stato un lavoro iniziale da parte di Giovanni. L'amministrazione comunale con la sindaco onorevole Cristaldi non fa altro che accogliere benevolmente questa 7ª edizione con la speranza che l'8ª possa ancora dare maggiori frutti e luce a questo grosso avvenimento.